Perché una ragazza finisce in una relazione tossica? Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegliete quello che fa per voi. Due paroline su un tema molto delicato e spesso anche abusato o non capito, ovvero una relazione tossica tra due persone. Come viene percepita una relazione tossica? Una relazione nella quale due persone, o una di queste, esercitano sull'altra un rapporto, un modo di porsi negativo e a discapito di quella persona, insomma, che fa male, è tossico, appunto, dal quale non respiri, sei soffocato. Come si manifesta questa relazione tossica? Uno dei modi, secondo me, il più comune, quello che la gente considera il più comune, il più noto, è quando uno dei due partner, in questo caso io parlerò per le ragazze, visto che il video è per loro, finiscono sotto il giogo dell'altra persona. In questo caso una ragazza perché finisce in una relazione tossica? Io credo perché si lascia, diciamo, trasportare, condurre e mettere sotto dal proprio compagno, dall'uomo. Perché i motivi possono essere tanti: una debolezza da parte sua e quindi una prepotenza da parte dell'altro, dell'uomo che capisce che lei è debole e che può manipolare un po' come vuole. Il fatto che si senta insicura, si senta magari vecchia in là con l'età e quindi ha bisogno di un uomo per sentirsi importante, perché ha in testa un retaggio che la lega per forza a un uomo e quindi si accontenta del primo che trova perché appunto si sente indietro, anche a discapito della propria libertà o della propria sanità. Perché? Perché trova un uomo che magari le dà una serie di cose che a lei piacciono, come può essere la sicurezza, una stabilità economica se lei magari ha ristrettezze o non lavora, però è disposta anche a sopportare comportamenti da parte del maschio su di lei che non sono proprio il top, come controllo, eccessivo controllo, gelosia e tutti quei trattamenti che non fanno sì che ci sia un equilibrio tra la coppia. Ho citato come uno dei motivi principali il fatto di voler stare per forza con un uomo per qualche motivo, ma potrebbe non essere il solo, potrebbe anche essere lei una persona facilmente manipolabile, una persona debole, una persona che baratta appunto la sua libertà con la sicurezza che questa persona dovrebbe darle, che lei pensa di ricevere. Il punto qui qual è? È che dopo un po', quando la persona inizia a prendere terreno dove sarebbe tua competenza, quindi comincia a sconfinare in quella che è la tua libertà e l'equilibrio nella coppia, se lo fa passo dopo passo, la ragazza non se ne accorge e quindi tutto questo le sembrerà normale, fin tanto che qualcuno dall'esterno non si accorgerà che c'è qualcosa che non va, perché magari è triste e non se ne accorge, perché è appunto una cosa graduale, come ingrassare o dimagrire, non te ne accorgi tu perché ti guardi tutti i giorni allo specchio. Quindi se stai in una stanza dove c'è un cattivo odore, metafora della situazione tossica, non te ne accorgi perché ci fai l'abitudine, intanto che non arriva il momento di deflagrazione in cui capita qualcosa di importante, magari un'aggressione o altre cose fuori dall'ordinario che con uno shock le fanno capire che probabilmente c'è un problema. Comunque sia, alla base, anche se mi ripeterò, credo ci sia principalmente un'insicurezza, una debolezza e una mancata attenzione a quelli che sono i propri bisogni per le solite paure che ho citato prima: rimanere da sola, la paura di essere scoperta, quindi non avere un maschio, la paura magari anche economica, e quindi questo spinge la ragazza a cercare una persona e a non accorgersi di quelle opere manipolatorie che questa mette in atto. Oppure è un tacito acconsentire a queste cose in cambio di, insomma, un qualche cosa che non è proprio congeniale, non è proprio 50 e 50 come dovrebbe essere. Ovviamente in questo caso io tratto solo la parte negativa a discapito della donna per quel che riguarda la relazione tossica, non il contrario, perché ci sta anche il fatto che la ragazza metta in piedi una relazione tossica a discapito di un ragazzo, ma non è questo il video. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.